Signori miei, ci siamo finalmente. È arrivato questo pacco, anche se non lo picchio va bene lo stesso. Cosa conterrà questo pacco? Vabbè, lo sapete già cosa conterrà questo pacco, ma ve lo devo far vedere perché c'è la sorpresa di che ho preso questa maglia, perché l'ho chiesto anche a voi. Ho fatto il sondaggino su YouTube e alla fine, per chi ho optato, dato anche questo momento di assoluta indecisione, sia lato manageriale, sia lato allenatore, sia lato squadra, sia lato presidenziale, e magari, dato che questo video lo farò uscire giovedì mattina, giovedì sarà proprio il giorno della verità per alcune di questi incastri, per alcuni di questi incastri. Prima di cominciare, ovviamente, vi invito a lasciare un mi piace per video di questo tipo, se volete vedere altri video di questo tipo, e vi dico subito che molto presto ci sarà una sorpresa. Tra Instagram e YouTube vi farò vedere delle chicche assolute, vi ho già dato uno spoiler l'altro giorno, sempre per rimanere su quest'ambito. E poi vi dico che poco tempo fa ho fatto un altro ordine sullo Juventus Store, ve l'avevo fatto vedere all'interno di una storia Instagram, bam, questa ve la faccio vedere subito, non ho fatto l'unboxing, ho deciso di aprirla per gli affaracci miei. Questa è la maglia ovviamente dell'anno appena concluso, questa è ufficialmente l'ultima maglia di Gigi Buffon, ovviamente non quella che ha usato nella finale di Coppa Italia, ma dell'ultima stagione di Gigi Buffon alla Juventus. Guardate che bella, c'è ancora il cartellino, non lo toglierò assolutamente. Arrivata dallo store la settimana scorsa, un ordine nel quale ho comprato anche un paio di maglie che avete già visto all'interno di alcuni miei video qua sul canale YouTube, l'avete vista un po' anche magari dentro qualche live su Twitch, ora non mi ricordo se l'ho usate live su Twitch, le ho usate sicuramente all'interno di alcuni video YouTube. Sono due maglie molto semplici che possiamo utilizzare tutti i giorni. In una addirittura era quella che avevo addosso quando vi ho fatto vedere lo studio della casa nuova, che sta arrivando, ci stiamo lavorando, quindi volevo far vedere prima il penultimo ordine. Ed ora andiamo a far vedere l'ultimo ordine, quello arrivato oggi. E qui dentro c'è la maglia che ci accompagnerà per tutto l'anno, perché come ben sapete io sempre vado a creare una foto profilo per tutti i miei social con la maglia attuale della stagione della Juve. Quindi la storia la facciamo ora. Vediamo un po'. Già questo dovrebbe farci capire un po' di cose. Tutte le volte che aprivamo la maglia della Juventus c'erano alcune direttive. O Ronaldo Dybala. Quest'anno c'è Mattia Daluce. Matthijs de Ligt. La cartolina di De Ligt non ce l'avevo ancora, quindi la teniamo da parte. Queste poi le appenderemo all'interno dello studio, faremo una roba molto molto figa. Qua ovviamente ci sono tutte le cose che ho ordinato, quindi le mettiamo qua da parte e iniziamo subito. Le calze nere. Nere perché secondo me sono fighissime tutte le cose scure. Sono veramente fighissime. Fighissime. Guarda che storia. Allora, che storia. Adidas, ovviamente, bianche e nere, come la nostra Juventus. Per il momento la mettiamo qui. E poi, tac, le braghine. Le braghine, anche queste nere. Ovviamente, che non le prendi nere, certo che le prendi nere. Devo stare attento sui pantaloncini, perché potrebbe esserci uno spoiler, che infatti è già qua. Il numero di maglia del giocatore che ho comprato quest'anno, guardate che belle bianco e nere, semplicissime, con ovviamente la banda dell'Adidas qua e il simbolo dell'Adidas qua, non vi faccio vedere di più, c'è il simbolo dell'Adidas, ve lo provo a nascondere in qualche modo, eccoci qua, simbolo dell'Adidas, se avete visto il numero siete stati bravi, sono stato scemo io e vi andate a rovinare un po' tutto. E qua finalmente ragazzi il pezzo forte della collezione. Ovviamente, ve lo ricordo, tutti gli acquisti sono fatti sullo store della Juve, perché come ben sapete, per come sono fatto io, odio i prodotti contraffatti, odio le maglie replica, io voglio sempre e solo sostenere la Juventus, sempre e solo comprare prodotti originali Juventus, che siano stati approvati dalla Juve, perché ovviamente anche in un momento del genere
pericoloso come quello della pandemia, anche le società di calcio hanno bisogno di noi. Guardate solo l'Inter per dire che deve ridimensionarsi dopo aver vinto lo scudetto, appena dato l'addio ad Antonio Conte. Noi stessi sappiamo che ci sono dei costi da tagliare, quindi se non ci mettiamo nemmeno noi, dopo quasi 2 anni di stadi chiusi, ad aiutare la società, diventa un po' complicata la questione. Quindi questa è, ho atteso, ho aspettato apposta per avere questa, la coccarda della Coppa Italia vinta, ragazzi. 10 anni a casa. Abbiamo visto all'interno della live su Twitch, abbiamo guardato tutti i particolari di questa maglia. Guardate che bella, guardate che bella. È veramente molto elegante. Non ce l'ho scudetto. Adesso chiamo la Juventus e dico che si è dimenticata di mandarmi lo scudetto. Gli ultimi 9 anni me l'aveva sempre mandato, non so perché questa volta non c'è. E dato che è la versione authentic, come avevo fatto vedere all'interno della live su Twitch, c'è una rifioritura con la stella all'interno della striscia nera, di tutte le strisce nere. Adesso ve la faccio vedere, vediamo se si vede. Dovrebbe vedersi qualcosa, la telecamera dovrebbe farvela vedere, eccola lì. Ci sono delle stelline bianche in rilievo su tutte le strisce nere. Veramente molto molto bello. Ho preso una M, spero che mi vada bene, perché durante la pandemia sono ingrassato. Sono contento di avere un tricolore sulla maglia, anche se non è lo scudetto. Almeno è un tricolore. E adesso è arrivato il momento della verità. Fate ancora in tempo, mettete stop, mettete pausa al video in questo istante. Fate ancora in tempo a dirmi, secondo voi, di che ho acquistato la maglia. L'anno scorso, nell'unboxing, qualcuno ha indovinato, era la maglia di Paolo Dybala. Invece quest'anno vi ho chiesto, De Ligt, Chiesa o Cuadrado? E alla fine, la mia scelta è caduta sul giocatore numero 22. Fede Chicco Chiesa. Fede Chicco Chiesa. Ragazzi, ho preso la maglia di Chiesa. L'ho presa anche l'anno scorso, lo sapete bene. Ho preso la terza, quella arancio e nera. E l'abbiamo usata anche nelle live più di una volta per farci portare fortuna. E mai avrei pensato di andare ad acquistare 2 maglie di Chiesa, non una, 2. La volevo prendere in Cuadrado, sono sincero, perché non ce l'avevo. Non avevo nessuna maglia di Cuadrado. Poi ho pensato, ma veramente mi voglio far mancare una maglia di Chiesa bianconera nella collezione? E ancora, veramente non voglio dare continuità alle maglie di Chiesa alla Juventus? Ho già preso la prima, potrei prendere la seconda. Si poteva prendere anche quella di De Ligt, ma avevo solo quella di De Ligt del primo anno, e quindi sarei dovuto andare a comprare anche quella di De Ligt del secondo anno, per prendere anche quella di De Ligt del terzo anno. E quindi ho ricominciato da capo, giocatore giovane, italiano, e che, come abbiamo visto nel pagellone, metto al primo posto pari merito a Cuadrado per un discorso anche di aspettative. E questo signore qua, ragazzi, deve essere il nostro futuro. Lui e De Ligt in assoluto devono essere il nostro futuro, devono essere le nostre colonne portanti della Juventus del domani. E quindi, se non vi dispiace, adesso in questo momento io la indosso, così ve la faccio vedere anche addosso e mi dite un po' come sto con questa nuova maglia della Juventus, che adesso inizierete un po' a vedere dappertutto, perché, come vi dicevo, devo iniziare a fare le foto. Guarda la mia pancetta da birra qua, che tiene al sicuro la maglietta, ed eccoci qua con addosso la nuova maglia della Juventus, pronta per 1000 battaglie, pronta per trasferirsi insieme a me nella casa nuova. Allora, come vi sembra? Com'è? Come sto? Fatemi sapere. E soprattutto, secondo voi, Chiesa 22 è stato l'acquisto giusto? Con la speranza che eventualmente non cambi numero, non vado a prendere, che ne so, l'11 o il 10, dovesse andarsene Paolo Dybala. No, Chiesa, tieni il 22, almeno un'altra stagione, poi pensaci, quest'anno tieni il 22. E soprattutto facci sognare un'altra stagione di questo tipo qua, perché la prima stagione con la maglia della Juve non era facile vedere un impatto così grande. E alla fine sono andato su Federico Chiesa perché, come vi ho già detto tante volte, va a incarnare alla perfezione tutti quelli che sono gli ideali miei di calcio, gli ideali della Juventus in generale: spirito di sacrificio, voglia, grinta, non mollare mai, e quindi fino alla fine. E Federico Chiesa ci ha veramente dimostrato di essere un giocatore da fino alla fine, di grinta, che anche a parità di livello tecnico riesce a tirare fuori quel qualcosa in più per amore di una maglia che a Firenze
aveva sempre odiato e che adesso difende con amore e con orgoglio. Mai Fede, trascinaci nella prossima stagione, a prescindere dalla panchina, a prescindere dalla dirigenza, a prescindere dalla squadra. Dovrei essere il nostro faro là davanti, magari insieme a Dybala e Ronaldo, ancora a Morata. Oppure vedremo se arriverà qualcuno di nuovo ad aiutarti a segnare e a cui servire tanti assist come hai fatto in questa prima stagione. Quindi io vi saluto mentre vi faccio rivedere la maglia di Fede Chicco Chiesa. Eccola qua. Eccola qua. Signori, alla prossima. Com'è? Bella, eh? Bella, mi piace.